Dopo i prati di Tivo dello scorso anno, Abruzzo ancora protagonista alla Tirreno-Adriatico. Con l'arrivo della quarta tappa a Bellante sarà nuovamente la provincia di Teramo ad ospitare la Corsa dei Due Mari, il sindaco Giovanni Melchiorre. Noi siamo pronti, stiamo finendo in questi giorni gli ultimi preparativi e pensiamo di poter ospitare qui a Bellante un evento davvero bello, anche attraverso iniziative come questa, di poter finalmente, dopo due anni di sofferenze, di poter finalmente ripartire e in questa maniera offrire ai nostri concittadini, ai cittadini della provincia di Teramo e della regione Abruzzo un evento da poter ricordare come un momento bello dopo tanti momenti brutti. In occasione della quarta tappa si attraverserà l'Appennino passando anche per Ascoli Piceno, leggermente complicato da affrontare all'inizio, con un susseguirsi di salite che porteranno i corridori presso il valico Torre Fuscello, punto più alto del percorso. Il finale prevede un circuito lungo 20,5 km da ripetere per 2,5 volte. Punto chiave di questo anello conclusivo è la salita di Bellante, 4,2 km al 6,6%, pendenza massima all'11%. Affrontata in totale per 3 volte, in cima alla quale è posto l'arrivo. L'uomo più atteso non può che essere Tadej Pogačar, che arriva da campione in carica dopo l'assoluto dominio dello scorso anno. Tra i principali rivali Remco Evenepoel e Julien Alaphilippe, tra gli azzurri Damiano Caruso e il nostro Giulio Ciccone. Sì, è una tappa, come ho detto già precedentemente, molto dura, perché secondo me, a parte il chilometraggio di 202 km, ma ci sono 3050 metri di dislivello, tra cui 2000 che si coprono nei primi 100 km. Poi prendendo la Salaria sarà un rettilineo fino ad Ascoli in falso piano, dove si va veramente veloci, quindi una tappa molto adatta alle fughe, molto adatta ai finisserre. E poi il circuito di Bellante, dove inizia una salita di 4 km con una pendenza media dell'8% per arrivare a punti all'11%, e quindi sono favoriti gli scattisti e soprattutto chi ha una buona gamba in questo momento. Mancano dei giorni, si vuol far lasciare andare a un pronostico? Ma guarda, di favoriti ce ne possono essere diversi. Io vi faccio un nome, che è Julien Alaphilippe, secondo me.